Buonasera a tutti e benvenuti al nostro ultimo comizio, quello decisivo, quello finale e quello che spero vi faccia chiarire definitivamente le idee. Per chi non mi conoscesse, sono Sapuppo Marzia, ho 21 anni e sono una studentessa universitaria. Nonostante la mia giovane età e i miei numerosi impegni, ho deciso di sostenere il candidato sindaco Salva Studi nella lista Ridisegniamo Palagonia. Il motivo che mi ha spinto a candidarmi siamo appunto noi giovani sempre più emarginati da questa società, giovani che ormai tendono a scappare da Palagonia perché non abbiamo un futuro dignitoso. Noi non vogliamo in realtà fuggire da Palagonia, io sono la prima, io voglio rimanere nel mio paese. Io voglio che, anzi tutti noi candidati, vogliamo una crescita culturale, una crescita sociale, una crescita lavorativa per tutti noi. Vogliamo anche una crescita politica, perché è giusto che noi giovani abbiamo il diritto di dire la nostra sulla politica. Abbiamo il diritto di esprimere le nostre idee, le nostre opinioni, i nostri pensieri. Dobbiamo dare voce ai nostri progetti, perché noi siamo il futuro di Palagonia ed è giusto che anche noi ci impegniamo attivamente alla politica del nostro paese. Vogliamo fare tutto ciò magari organizzando una consulta giovanile, una consulta proprio come punto di aggrego di noi giovani, proprio per mettere in atto le idee, i progetti. E sempre a sostegno di Salvo e con il suo aiuto possiamo fare tutto ciò di cui abbiamo le idee chiare. Io quando vado al bar o mi trovo in giro non voglio litigare di politica, voglio confrontarmi e voglio crescere insieme agli altri, voglio confrontarmi anche con chi ha idee diverse dalla mia, perché non voglio rimanere chiusa. È giusto che io devo conoscere anche le altre opinioni degli altri, gli altri pensieri. Una frase che ieri mi ha colpita è stata: avete un progetto degno di Palagonia, avete un progetto sano. E quindi quello che chiedo a tutti voi questa sera è quello di darci la possibilità di attuare il nostro progetto politico. Diamo la possibilità a Salvo di portare avanti le sue idee, i suoi progetti insieme a noi. È questo quello che serve a Palagonia. Abbiamo bisogno di una persona competente che ci rappresenti, una persona veramente... Signori, Salvo merita la fiducia di tutti noi, io ho avuto modo di conoscerlo ed è una persona splendida. Concludo il mio pensiero, soprattutto rivolto ai giovani, ma ringraziando Salvo per avermi dato la possibilità di far parte del suo gruppo politico, per avermi accolto, per avermi fatto crescere e mi sta facendo ancora crescere. Per questo io gli dico grazie a Salvo. E giorno 11, la scelta più importante è la vostra. Noi abbiamo dato la fiducia a Salvo aderendo alla candidatura. Adesso tocca a voi dare fiducia a lui, dare fiducia al nostro gruppo che ha tanta voglia di fare per il nostro paese. Noi vogliamo una politica sana, una politica di tutti, senza distinzione del grande e del piccolo. Grazie, adesso lascio la parola al nostro candidato sindaco. Buonasera a tutti, noi questi siamo. Siamo un gruppo di Palagonia che vogliamo responsabilizzare i giovani, vogliamo che i giovani si impegnino. Ho chiesto a Marzia ieri, devi parlare, vuoi parlare, te la senti di parlare, ci sarà una piazza piena. Lei ci ha pensato, non mi ha detto cosa volevo dire, ma noi dobbiamo avere fiducia perché sono il nostro futuro, devono cominciare a lavorare politicamente con noi perché ci sostituiranno. Sono loro che ci sostituiranno. E abbiamo bisogno di un percorso di crescita assieme a loro, abbiamo bisogno delle loro idee devono essere le nostre idee,
le loro esigenze devono essere le nostre priorità, dobbiamo ascoltare quello che ci dicono loro, dobbiamo ascoltare i loro progetti, perché la palagonia che è nella loro testa che gli dobbiamo portare domani qui noi. Abbiamo parlato in questa campagna elettorale di diversi aspetti, noi parliamo dei programmi, le scemenze ci interessano poco, abbiamo parlato di una comunità che domani noi la vogliamo in una strada parallela con le comunità più virtuose, perché vedete ad oggi noi non siamo una comunità virtuosa, abbiamo 7.000 cose che non vanno, ecco dobbiamo girare, dobbiamo metterci nella strada giusta, nella strada delle altre comunità e schiacciare quel pedale per raggiungerle, le raggiungeremo. Ecco quali sono le nostre idee. Cosa si fa per raggiungere una comunità che è più avanti di noi? Non è che ci inventiamo, qua geni non ce ne sono, c'è gente che usa la testa. Il gemellaggio ve l'abbiamo proposto, ve lo ripropongo brevemente, vi riproporrò brevemente diversi punti del nostro programma. Il gemellaggio amministrativo, noi non ci chiuderemo nelle stanze e sapremo, dice, sappiamo tutto noi, non ci confrontiamo con nessuno. Già abbiamo parlato con sindaci di altre comunità, gli abbiamo esposto, vogliamo sederci con voi, vogliamo capire come voi procedete, la vostra prassi qual è, perché da voi funziona tutto e da noi funziona quasi niente, e ci siederemo, perché che cosa ci devono dire? Facciamolo domani. Quanto costa questo? Niente, non sono solo progetti con esborso di denaro i nostri, sono quasi tutti progetti di idee, di test, di capacità. Il gemellaggio ci permetterà anche di aprirci culturalmente ad altre realtà, ci permetterà pure di aprire e di intavolare scambi commerciali, di proporre il nostro prodotto, l'arancia, andremo nelle sagre, andremo nelle fiere che fanno loro e lo proporremo, loro verranno qui, noi andremo lì, ci apriamo, c'è la globalizzazione che non è una brutta parola, ci dobbiamo interscambiare i dati, ci dobbiamo interscambiare le idee con le altre comunità, è quel percorso che noi faremo. Abbiamo parlato di centinaia di cose, di sviluppo economico, ne avete sentito parlare in questi comizi? Io no. Sviluppo economico, come si fa lo sviluppo economico? Non ci possiamo piangere addosso, la prima cosa è uno sviluppo territoriale, Palagonia è quella che vedete, Palagonia nasce da una politica dissennata degli anni 70 e 80 dove in qualche modo permettevano di costruire abusivamente, ma non ci facevano una cortesia, noi abbiamo pagato negli anni la loro inefficienza, non ci hanno dato gli strumenti per costruire, quindi ci ritroviamo strade di 5 metri dove non passano due macchine, ci ritroviamo senza servizi perché abbiamo dovuto fare le case per esigenza, l'abusivismo di necessità, perché la politica non ci ha dato gli strumenti e ad oggi continua, perché ad oggi abbiamo un piano regolatore fermo, è un piano commerciale che non esiste, non è cambiato niente, 40 anni e siamo uguali, siamo la stessa fotografia di 40 anni fa. Lo sviluppo economico, dico, ma chi ci vuole a pensare? C'è un piano commerciale, lo dicono anche gli altri, ve l'hanno sentito dire, Palagonia è baricentrica rispetto ad altre zone, ok, che cosa abbiamo fatto per sfruttare la nostra posizione? Ad oggi non abbiamo fatto niente, stiamo facendo scappare i nostri imprenditori che se ne sono andati, c'erano anche imprenditori di altri paesi che se ne sono andati perché non possono costruire, non possono ampliare, non possono programmare lo sviluppo aziendale, e quindi che cosa fanno? Che volete che facciano? Se ne vanno. Noi invece che cosa faremo? È il mio mestiere. Prima cosa, piano regolatore, piano commerciale, subito. Seconda cosa, gli artigiani. Gli artigiani a Palagonia sono stati dimenticati. Se andate a Militello c'è la zona artigianale costruita, se andate a Gran Michele, se andate a Rame, dove andate, andate. Qualcuno ha pensato a loro. Palagonia, niente. Dovete chiudere, non è facile per un artigiano con la crisi riuscire a organizzarsi una struttura, noi abbiamo due ettari a Palagonia, l'ho detto, lo ripeto, li lottizzeremo, faremo dei bandi, daremo il diritto di superficie a 6, a 7 artigiani che potranno incrementare la loro attività, che potranno realizzare i loro sogni, che possono lasciare ai loro figli un'attività in qualche modo, lasciatemelo dire, globalizzata, ovvero possono con una struttura più ampia, con una struttura adeguata, possono partecipare a commesse, ovvero possono prendere dei lavori anche fuori da Palagonia, perché le maestranze, gli artigiani bravi ce li abbiamo, non hanno avuto i servizi dalla politica, sono stati abbandonati dalla politica, ed è questo uno dei primi, delle prime azioni che faremo, li dobbiamo valorizzare, perché nel momento in cui sblocchiamo il piano regolatore, rielaboriamo il piano commerciale e diamo agli artigiani la possibilità
possibilità di farsi una struttura, che cosa, come si traduce tutto ciò in posti di lavoro, perché noi i posti di lavoro non ci interessano, i posti di lavoro pubblici, quelli che vi promettono in campagna elettorale, forestale, di tutto di più, di tutto di più. A noi interessano perché siamo delle persone che abbiamo lavorato sempre fuori dallo spazio pubblico, non siamo abituati a pensare, siamo abituati a pensare a crearli privatamente. Un'economia che funziona, che è l'economia che vogliamo noi, dà posti di lavoro, e se ci sono posti di lavoro, di tutto conseguenziale, diminuisce la crisi, diminuiscono l'evasione tributaria. Il reparto servizi sociali ha meno persone cui badare, è tutto legato lì, è brutto dirlo, ma l'economia purtroppo, come diceva anche Salvo Tutino, se non abbiamo i maccheroni da mettere nella pentola, e tutte le altre cose diventano secondarie, quindi dobbiamo pensare principalmente al lavoro e non, ripeto, lo sottolineo, mi piace sottolinearlo, e non al lavoro pubblico. Non abbiamo promesso un solo posto di lavoro pubblico, abbiamo promesso un impegno. Altra cosa sempre che abbiamo detto, perché noi saliamo nel palco e diciamo le cose come stanno, le azioni che faremo, i vincoli urbanistici, i vincoli che impediscono, i vincoli falsi, perché se fossero vincoli veri, noi li rispettiamo. C'è un vincolo idrogeologico incontrato al Tarello, l'acqua arriverà a 2 metri in un'esondazione, è un vincolo falso, ci sono altri vincoli, ci siederemo, perché non è giusto che un territorio come Palagonia sia nelle carte segnato come una zona pericolosa quando pericolosa non lo è. E tenete bene presente, quando uno studio è fatto male, vero è che quella zona oggi è segnata pericolosa e non lo è, però potrebbe anche esserci in contrapposizione una zona che effettivamente è pericolosa, ma nessuno ce l'ha segnalata. Questo che vuol dire che gli studi sono stati fatti male. Ci siederemo per fare gli studi reali, noi vogliamo certezza di com'è il nostro territorio, e chi lo può fare se non noi, che abbiamo le competenze, le capacità e la voglia di farle. Abbiamo diverse volte detto anche a Stancati, vera priorità, l'abbiamo detto centinaia di volte, i bambini è l'unico anello per costruire la società che ci meritiamo. Ai bambini dobbiamo consegnare un tessuto urbano, un tessuto sociale, un tessuto imprenditoriale migliore di quello che abbiamo noi, di quello che abbiamo avuto ieri, e questo lo faremo con l'impegno, non si fa gridando dal palco, si fa con l'impegno e con i progetti. Abbiamo parlato di cultura del bello, che è un altro... Non è materia la cultura del bello, non ci vogliono soldi per contaminare le persone, i bambini con la cultura del bello, ci vuole l'impegno, ci vuole l'idea. Come? Abbiamo parlato della scuola ecosostenibile, quello è un passaggio, dobbiamo far crescere i nostri bambini in un luogo che in qualche modo... luogo che sia la devozione al bello, luogo che li allontani da qualsiasi forma di vandalismo, che li allontani da qualsiasi devianza. I bambini devono essere al centro del nostro progetto politico, al centro delle nostre attenzioni. E quella scuola, si è fissato con la scuola, dice questo, sì. Mi sono fissato con quella scuola, mi sono fissato perché deve diventare l'emblema, il simbolo di Palagonia, perché nessuno oggi ci crede, diciamocelo chiaramente, nessuno crede che noi potremmo mai realizzare quella scuola. Mi sembra che siamo come i soliti che arriviamo qua nel palco e diciamo le fesserie, noi i metodi li abbiamo. Questo vuol dire non dire nulla. Noi andremo a verificare quanto spendiamo di manutenzione ordinaria e straordinaria in quelle specie di scuole che abbiamo, scuole brutte, scuole con 2000 disservizi che ci costano ogni anno dei soldi. Se si faranno i conti, dice, quanto ci costa? 50.000 euro all'anno, in 20 anni è 1 milione di euro, faremo dei conti, a quel punto potremmo anche ipotizzare di fare un project financing. Che cosa vuol dire project financing? Noi costruiamo la scuola e paghiamo 50.000 euro all'anno, che sono i soldi che risparmiamo dalla manutenzione della scuola, e quell'altra scuola la dedichiamo a fare altro, ovvero le
pericolo, perché in quella scuola ci sono dei bambini che sono sacri, e se la scuola è pericolosa non si può rischiare. La utilizziamo come deposito, la utilizziamo come altro tipo di attrezzatura. Quando voi avete una macchina vecchia, la portate dal meccanico oggi, dal meccanico domani, a volte si deve abbandonare. Si fa una finanziaria, uno è con i soldi del meccanico che gli dà tutti i santi mesi, e niente, si paga la finanziaria per la macchina. Questo è il concetto. È chiaro che il primo sarà quello di cercare il finanziamento, ma se non ci dovessimo riuscire, le alternative le abbiamo, le alternative le studiamo. E finiamo con la scuola? Assolutamente no. Il simbolo positivo la scuola, il simbolo negativo, l'ho detto anche quello, qual è il nostro simbolo negativo? Percorriamo la circonvallazione, vi ho raccontato una volta un sogno, c'era quel parallelepipedo, quel mostro che è lì da 30 anni, ho fatto un sopralluogo in questi giorni, fra 6 mesi crolla il tetto, 6 mesi ha quella struttura, ad oggi è una struttura recuperabile, ad oggi. Fra 6 mesi, un anno, no. Le travi in legno stanno cedendo, in particolare una è ceduta, si è spaccata. La volta che si spacca quella trave, il tetto crollerà, e una volta che crollerà pioverà là dentro, e nel giro di un anno crolla tutto l'edificio. E quindi che dobbiamo fare? Il giorno che saremo eletti, tutti i santi giorni, dobbiamo pensare, dobbiamo infastidire, dobbiamo rompere le scatole a chi ci deve dare il finanziamento per poterlo completare. Già noi ci abbiamo pensato anche prima, perché già l'assessore allo sport lo abbiamo in qualche modo invitato forzatamente a venire e a darci delle soluzioni, perché non siamo il paese di nessuno, noi vogliamo le soluzioni, gli altri comuni le soluzioni gliele propongono e le vogliamo anche noi. Quel diavolo di palazzetto deve essere completato. Visto che noi ci riteniamo quelli dei contenuti, abbiamo parlato di educazione civica, di quel senso di aggregazione che ci manca, è collegato alla cultura del bello, è collegato al mondo dei bambini, dobbiamo farli crescere in un mondo migliore, in un mondo aggregato, in un mondo in qualche modo che non deve pensare alle cose fra virgolette storte, non deve pensare alle devianze, un mondo che funziona, dei ragazzi impegnati, dei ragazzi che in qualche modo verificano, vedono e gli facciamo vedere le cose che devono fare, le cose attraenti, le cose simpatiche da fare, non se ne andranno nelle devianze, o comunque sia ce ne andranno di meno, e quindi su quelle dobbiamo puntare, educazione civica. E nell'educazione civica, nel momento in cui punteremo sui bambini, avremo la fortuna del miracolo, perché vedete, i bambini possono insegnare a noi diverse cose. Se noi punteremo sui bambini, saranno loro che ci insegneranno come fare la differenziata, saranno loro che ci diranno di non buttare le carte per terra, saranno loro che vorranno questo comune, questa comunità migliore. Abbiamo parlato di nient'altro, abbiamo parlato di 2000 cose, delle consulte. Marzia parlava della consulta giovanile, noi abbiamo parlato della consulta dell'agricoltura. Organizzare una consulta che metta in un tavolo e i braccianti, e i contadini, i coltivatori, e i commercianti, perché noi non facciamo lotte di classe, noi siamo una catena e il sistema, l'amministrazione deve essere l'olio di questa catena, li deve fare sedere, li deve fare esprimere le idee, si deve migliorare. Oltre alla consulta dell'agricoltura, che sarà accompagnata anche da un ufficio ad hoc, dall'unico ufficio, perché non ce n'è mai stato, in campagna elettorale si dice faremo l'ufficio, l'assessorato dell'agricoltura. Avete visto mai? Avete mai visto un ufficio dell'agricoltura? Dico io, non li ho visti. Noi, prima cosa che faremo, saranno tante le prime cose, sarà un giorno terribile il primo giorno. Il primo giorno faremo quello che in un comune agricolo si deve fare, un ufficio preposto. Dico anche qui, non è che ci vuole tutta sta gran fantasia. Cioè, viviamo di agricoltura e non c'è un ufficio dedito all'agricoltura. Niente, niente. E finisce lì. Abbiamo parlato della consulta delle associazioni, che vuol dire mettere assieme le associazioni che sono bravi, volenterosi, simpatici, ce li hanno tutti i pregi, ma chiaramente se non si siedono attorno a un tavolo, ognuno fa le proprie iniziative, per carità, belle. Però se si mettono attorno a un tavolo, potremmo ad esempio decidere di fare un evento al mese per risvegliare sto comune.
Le teste, le idee, le associazioni ce l'hanno, gli manca il tavolo dove sedersi, gli manca l'amministrazione con cui confrontarsi, gli manca l'amministrazione a cui anche chiedere, perché l'amministrazione è giusto che dia quando può, ma che perlomeno cerchi di organizzare, perlomeno cerchi di fare sedere attorno a un unico tavolo per avere un unico obiettivo, far crescere questo comune anche lì, anche nella vivacità che ci manca. È bello quando organizzano la corsa Alleanza Palagonese, la Prologo ne fa tante altre, ma perché non organizzate in un pacchetto, che si possa anche pubblicizzare all'esterno di Palagonia? Si deve sapere, l'Ottobrada a Zafferana, sono organizzate, tutta la provincia di Catania sa che a ottobre la domenica se ne va lì, facciamolo pure noi, indichiamo, dice siamo da meno, non siamo da meno, sono mancate le teste, in questi anni. Negli anni precedenti io me le scordo le cose, perché abbiamo detto tante cose, quindi l'altro argomento che abbiamo trattato, l'ho trattato un po' ironicamente, ma dico, a Palagonia esiste l'ordine, cioè Palagonia è un paese anarchico in cui sembra che non ci siano regole. L'altra volta dicevo delle strisce, orizzontali sulle strade, dico, non esistono, ma che sono quello? Tutte le strade, cioè se voi andate in un altro comune, ci sono i sensi unici, qua le strade chi le vuole fare le fa, le strade sono strette, due macchine non ci entrano, però non ci sono divieti d'accesso, dico, ma è così difficile organizzare una viabilità? E non è solo quello, il disordine è anche negli abusi edilizi, il disordine è anche negli abusi commerciali, tutti gli abusi, ognuno fa quello che gli passa per la testa. E credo che nel 2017 la stessa cittadinanza, noi tutti ci siamo stancati dell'anarchia, perché l'anarchia contrasta quella cultura del bello che deve essere alla base del nostro programma. Ci vuole ordine, se uno si abitua a vivere nell'ordine ci sta meglio, che è quello che succede a noi, ce lo diciamo sempre, quando andiamo a Catania siamo tutti intelligenti, multe non ne prendiamo mai perché siamo civilissimi, rispettiamo i segnali, quando arriviamo a Palagonia non sappiamo se la precedenza sia da destra o sia da sinistra, non ci sono cartelli, la dobbiamo smettere, e per smetterla ci vuole un'organizzazione da parte del comune, ci vuole la carota e il bastone, ci vogliono le multe, però ci vogliono anche i segnali, se non c'è il segnale io non lo so se non posso passare da quella strada. Abbiamo parlato anche del ruolo del primo cittadino. Il primo cittadino fa il politico, fa l'amministratore, basta? No. Rappresenta la comunità, rappresenta 16.000 abitanti. Faccio un esempio che mi sta a cuore. Nel momento in cui la ASL, la Regione Sicilia, si permette di levarci l'infermiere dall'ospedale, dall'ambulanza, che già è senza medico, il primo cittadino deve andare a Palermo e fare l'inferno. Non è possibile che 16.000 abitanti siano senza medico e addirittura ora senza l'infermiere nell'ambulanza. Ma ci volete morti? E chi lo deve fare questo? Il rappresentante dell'ente, il politico, il primo cittadino. Ne abbiamo parlato, perché noi, ripeto, parliamo. Abbiamo anche parlato della fratellanza fra i comuni vicini. Noi dobbiamo fare rete con i comuni vicini. Che vuol dire? Che siamo fessi? Che le strutture le vogliamo che le facciano da altre parti? Non siamo così fessi, non siamo nati fessi. Noi vogliamo essere una comunità che ha più servizi di quelli che, fra virgolette, ci spettano. Perché vedete, i servizi... L'esempio famoso della piscina, la metto per fare capire, ci sono delle strutture e dei servizi che hanno bisogno di un'utenza più ampia, i 16.000 abitanti, fra virgolette, non hanno diritto a quel tipo di servizio, non hanno diritto a quel tipo di finanziamento. Unendoci, diventando fratelli, diventando comunità, parlando con le comunità vicine, noi possiamo fare sì che a Palagonia, che a Scordia, che a Ramacca, nei paesi dell'Interland, potremmo ricevere più servizi, potremmo avere più strutture. Questo ci porta alla sinergia, alla rete con gli altri comuni. Bravo. Noi abbiamo parlato di punti realizzabili, come vedete non ho parlato di finanziamenti, che vuol dire che non,
non li realizzeremo, non li cercheremo i finanziamenti. Noi organizzeremo a livello comunale un ufficio importante, un ufficio che sarà all'avanguardia, un ufficio che sia da filtro e da organo di controllo per gli uffici interni e sia un ufficio che si relazioni con gli uffici extracomunali, con gli ordini professionali. Noi vogliamo cercare i finanziamenti utili, non il primo finanziamento che arriva, noi vogliamo i finanziamenti che ci servono, noi vogliamo realizzare a Palagonia quello che ci serve, non quello che non ci serve. Dobbiamo perseguire le necessità e quell'ufficio sarà con le orecchie aperte, un ufficio di persone formate, un ufficio di persone a diretto contatto con la politica, sarà un ufficio che sarà fra la politica, fra la stanza del sindaco e degli assessori e gli uffici comunali dei piani di sotto. Chiudo scusandomi, perché noi in questa campagna elettorale siamo mancati, siamo stati scadenti. Mi scuso per non aver insultato nessuno. Chiedo umilmente scusa. Mi scuso per non aver gridato, forse oggi un poco di più, gli ho detto tieni il microfono alto, così sto. Ma non ho neanche gridato sommariamente rispetto alle altre cose, spero che si sia capito quello che ho detto, anche per questo chiedo scusa. Mi scuso con i cittadini perché non ho promesso niente, non ho promesso posti di lavoro. Ma vedete, noi, a parte lo scherzo, Vediamo quella fotografia, noi vediamo che al di là degli applausi ci mancano tante cose, questi dovrebbero essere momenti di riflessione, momenti in cui si captano le parole, si captano le persone che dicono quelle parole, perché a volte le parole sono tutte belle, però si devono in qualche modo relazionare col contesto. Quando si sale sul palco e si ricerca l'applauso, e poi, ad esempio, e poi abbiamo quel cancello lì che vedete in quella chiesa, quello è un segno di resa, quella è una resa, dice non ci possiamo fare niente, ma noi non ci arrendiamo, non ci possiamo arrendere, noi quel cancello lo dobbiamo eliminare, quel cancello è simbolico, noi vogliamo riportare la civiltà a Palagonia. La civiltà, il volere, la voglia cozza con l'arrendersi, non ci possiamo arrendere, non vi dovete arrendere, se no è finita. Chiudo l'11 giugno, domenica 11 giugno, è arrivata finalmente, è arrivata e io vi chiedo, e sono sicuro che lo farete, di pensare, perché è un momento importante, non è un voto a simpatia. È un voto programmatico, è un voto su cui riflettere, è un voto da cui dipende, volendo o nolente, il futuro di questa comunità. Ci sono diverse coalizioni, diversi schieramenti, voi li avete sentiti, c'è chi in qualche modo vi ha esposto i propri programmi, vi ha esposto come realizzerà questi programmi, c'è chi ha esposto in maniera diversa, ma dico quell'11 giugno serve un voto cosciente, serve un voto libero e io vi chiedo di sposare il progetto nostro, il progetto che prevede che noi assieme ridisegniamo questa comunità, noi assieme ridisegneremo Palagonia. Grazie.